pubblica lascerebbe finalmente posto alla meritocrazia, alla trasparenza e all'onestà. Ma cosa ci si vuole aspettare da un partito che ha un indagato ogni 5 minuti, che ha come ministri dei conflitti di interessi ambulanti, come Poletti, La Guidi, e come non ricordare l'indecente vicenda di Banca Etruria foraggiata dal ministro Boschi, che ha salvato il cosiddetto a suo padre, prendendo a schiaffi centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori. Voi, quelli che dopo esservi intascati centinaia di milioni di euro di rimborsi elettorali non pagate neanche l'affitto dei locali che occupate. Vergogna! 170.000 euro. 170.000 euro per edifici del Comune di Roma, patrimonio di tutti i cittadini romani. Questo è il rispetto che avete per i cittadini e avete la pretesa di ergervi anche a moralizzatori. Volete fare la legge sul conflitto di interessi? Voi che vi azzuffate per arraffare un orologio, voi che vi vendete per una bottiglia di vino, voi che siete un covo di mazzettari. E infatti... Onorevole Cecconi, lei non può dare ai colleghi in quest'Aula, la richiamo formalmente, dei mazzettari. Lei non è né un tribunale né un giudice, né nulla. Lei può esprimere le sue opinioni differenti da chiunque altro, la invito ad completare. Non c'è nessun problema. E infatti voi non state facendo nessuna legge che possa, anche solo minimamente, mettere in discussione il vostro status quo, il vostro essere casta. I titolari di cariche politiche operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati. Così esordisce la vostra falsa e vuota legge sul conflitto di interessi. Esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati. È chiaro? Non mi pare proprio. Ma la nefandezza finale, il colpo gobbo, quello che smonta definitivamente e miseramente l'intera legge, è come vi scegliete chi vi deve vigilare. L'antitrust, l'organo